il capolavoro di Mikel Iturria con lo spagnolo che vince in una fuga bidone lasciata andare dal gruppo che dopo il cronometro di podio di ieri diciamo ha lasciato abbastanza carta bianca ai fuggitivi arrivando a oltre 18 minuti diciamo riposandosi dopo le fatiche di ieri e vince Mikel Iturria ancora per la Euskadi ed è fantastico che un corridore spagnolo di 27 anni vinca la sua prima corsa, la sua prima vittoria del professionista proprio alla Vuelta a Spagna, perché oggi veramente tra tutti i fuggitivi il divario era minimo, tutti comunque avevano una certa gamba, compreso l'italiano della Katiuscia, tutti avevano la gamba, Cavagnà sembrava il più brillante di tutti, però Iturria è riuscito ad essere il più coraggioso di tutti, partendo dai 25 km, poi nel finale stavano rientrando perché c'era un gruppetto guidato da Craddock a 6 secondi e quell'altro gruppetto è arrivato a 12 secondi, quindi sono arrivati veramente tutti lì. Però era un terreno favorevole anche nel finale perché c'era strada a favore, dopo quel pezzo di falso piano è riuscito poi Mikel Iturria con una sparata finale a portarla fino in fondo e complimenti davvero perché oggi in una tappa in cui veramente tutti potevano vincere in fuga lui è stato il più coraggioso, il più sfacciato, colui che si è preso più rischi ed ha pagato in questa giornata ed è una bella storia quella di Iturria come tutte dei grandi giri perché in tutti i grandi giri possiamo raccontare delle belle favole perché comunque tutti in tutti i grandi giri arriva un corridore magari che ancora non aveva ricevuto quell'attenzione mediatica che invece quando vince una tappa in un grande giro ti arriva perché ha un prestigio straordinario. Poi in classifica generale non si muove niente, sempre con Primož Roglič in maglia roja, ampiamente diciamo distaccato rispetto agli altri perché ragazzi è un Roglic che ieri a cronometro veramente ha messo in riga tutti. Nairo Quintana in primis che ha preso 3 minuti adesso è quarto, poi c'è Valverde che è poco sotto i 2 minuti a 1 minuto e 52 e poi c'è Miguel Angel Lopez a 2 minuti e 16, quindi diciamo Quintana ieri ci ha lasciato le penne e Tadej Pogacar invece si è riportato vicino a Nairo Quintana e vicino anche al podio, quindi insomma, adesso il favorito numero uno diventa Primož Roglič per la vittoria finale. Vedremo, oggi è stata una giornata di relax, domani probabilmente lo sarà ancora, anche se c'è una tappa insidiosa. Dopodomani no, dopodomani la strada guarderà i ciclisti in fronte e a quel punto nessuno si potrà più nascondere. Però, diciamo, a questo finale di seconda settimana e terza settimana, Primož Roglič ci arriva alla grande. Non dovrà commettere lo stesso errore del Giro d'Italia di marcare troppo gli avversari e poi magari di sottovalutare qualcuno come fecero Nibali e lo sloveno al Giro d'Italia con Richard Carapaz. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una like, mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io già mi sto preparando psicologicamente per Berrettini con un occhio anche a Cecchinato che ha preso il primo set anche da un mestierante challenger come Coria, in caduta libera Cecchinato, per fortuna nel secondo set ha piazzato il break. Comunque magari dopo commenterò anche Cecchinato, dopo sicuramente post partita di Berrettini. E a questo punto arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.